Salve a tutti, gentile pubblico, io sono Palmozio e ben ritrovati in questa nuova puntata di Kulturfaber. Da oggi, in questa nuova veste grafica, che spero che vi possa piacere, inizieremo a parlare della raccolta del 1975, volume 8. Il testo di oggi, ovvero il primo in assoluto di questa raccolta, è La cattiva strada, come tutte le altre canzoni che andranno a costituire questo album, scritta a quattro mani con Fabrizio De André, ovviamente, e Francesco De Gregori. Se dobbiamo iniziare a parlare del testo La cattiva strada, possiamo sicuramente dire che si tratta di un testo abbastanza prepotente, in quanto mette in gioco figure dalla grande potenza espressiva e con dei comportamenti autoriali, per favore passatemi il termine, che ultimamente, almeno all'interno delle canzoni di Fabrizio, avevamo un po' perso di vista. Probabilmente Fabrizio, ovviamente sotto stimolo di De Gregori, sentiva in sé la necessità e anche un po' la mancanza di comporre testi in una certa maniera. E per farlo Fabrizio ritorna su un suo vecchio e grande cavallo di battaglia che a lui stava particolarmente sempre a cuore, ovvero la critica alla classe borghese, con sempre al suo accanto ovviamente un imperterrito e ferveo spirito anarchico che lo spinge sempre ad andare in direzione ostinata e contraria. Se per caso non conoscete questa canzone e siete interessati ad ascoltarla prima che io vada a trattarla, beh, potete farlo cliccando nel link che trovate in descrizione e comunque ve la lascio anche qui sopra nelle schede cliccando sulla i. Parlando dei contenuti della canzone, possiamo sicuramente notare che la morale di fondo che la contraddistingue c'è, è ben chiara e in un certo senso viene quasi ostentata lungo tutto il testo. Nell'immaginario dei due autori, la cattiva strada è un luogo sempiterno, una sorta di dimensione parallela in cui ogni uomo può trovare libero spazio per i suoi sentimenti e per la sua onestà d'animo, senza essere obbligato e doversi sottoporre a qualsiasi tipo di norma o di legge terrena, ove non è la legge che governa il vivere degli esseri umani, ma più che altro sono i sentimenti di questi a fargli capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Uno su tutti, la grande guida di questi paesani è sicuramente l'amore e la bontà d'animo. Dentro a questa viucola vivono delle persone reali, vere e più concrete che mai, le quali, anche se vedono che una persona si sta comportando in maniera sbagliata, è il loro cuore a spingerle a seguirla o meno. Ed è proprio sulla tematica di seguire un determinato esempio che Fabrizio vuole concentrarsi. Infatti, il protagonista di questa canzone, diciamo che non viene mai ben definito, e questo soggetto, per l'appunto, e diciamo tutta quanta l'atmosfera che permea questa canzone, sembra essere paragonabile quasi ad un vecchio detto cinese oppure anche a un proverbio zen, ma egli rappresenta il perno di tutta quanta la vicenda che andremo ad ascoltare. E la sua unicità e il suo essere fuori dagli schemi è talmente affascinante per chiunque che riesce a convincere anche persone totalmente diverse da lui e totalmente diverse tra di loro a seguirlo sulla sua cattiva strada. Un giovane militare in leva che decide di abbandonare le armi per seguirlo. Una prostituta abbandona il suo lavoro in virtù dell'amore che prova per lui. Un pilota d'aerei sarebbe disposto a seguirlo anche in un cielo totalmente buio e senza punti di riferimento. Un giovane alcolizzato, pur avendo servito del vino in più dal nostro sconosciuto, capisce il suo gesto e abbandona la bottiglia, sempre per seguirlo. Ed infine addirittura i giurati stessi, i grandi sinonimi e rappresentanti del potere terreno, del potere dell'uomo sulla vita di ogni uomo per l'appunto, rimangono totalmente abbagliati ed affascinati, addirittura rimanendo a bocca aperta, e anche loro decidono di seguirlo. Di per sé la morale di fondo è molto molto semplice, ma nei suoi fini, credetemi, è terribilmente efficace. È vero, tutti questi soggetti che ci vengono elencati nel testo hanno seguito il nostro protagonista su una cattiva strada, ma non tanto per essere stati affascinati da lui come persona, ma più che altro per il messaggio silenzioso che egli ha voluto inviargli. Infatti, il protagonista ha mostrato loro una vita non ligia alle regole, una vita libera, una vita sincera, una vita basata sulle proprie emozioni e sul sentimento. Uno stile di vita che all'interno di una società così caotica e marasmatica forse potrebbe rappresentare l'unico vero e proprio mezzo di libertà per l'essere umano. Volendo concludere questa trattazione,
possiamo dire che in un certo senso Fabrizio e anche Francesco hanno voluto farci un piccolo monito e ricordarci che nella vita non esistono solo le regole e le norme, perché è solo nella sincerità d'animo che un essere umano si può realmente definire libero. Una libertà che forse, se applicata anche alla vita di tutti i giorni, potrebbe in qualche modo addolcire la nostra esistenza su questa terra. Un testo molto molto carino, apprezzabile da moltissimi, ma forse non da tutti. Voi di che parere siete? Siete d'accordo con quello che vi è esposto in questo testo? Non siete d'accordo? Siete per caso arrivati ad altri tipi di conclusioni? Come e perché soprattutto? Se avete piacere, la bacheca dei commenti qui sotto è tutta a vostra disposizione. Io per oggi mi fermo qui, anche perché ritengo sia giusto che ognuno di voi si faccia la sua idea e tragga le sue conclusioni su questo testo. Un sentito ringraziamento a tutti voi che avete visto questo video e spero di cuore che vi possa essere anche solo un minimo piaciuto. Grazie veramente di cuore. Noi ci rivediamo con un prossimo episodio della rubrica Culture Faber, sempre qui su questo canale. Alla prossima e buon Faber a tutti!